Oh, eccoci qua, signora Quistis, lei sa se la nostra amica Win è a posto? Infatti il fatto che noi non possiamo andare in giro, quindi ti devo dire lei. Sorry, I'm a little preoccupied right now. Capito, non ha intenzione di essere collaborativa. Porto le carte di Barbo, che penso che sia qui. Hey there, Owen. Tell me one thing. The past. Do you remember any of it? No, not really. Afraid not. Right. Of course. If you did remember, there's no way you would be talking to me. But I do remember you're my sister, Wen. She does. And I don't. So then. What will you do to me this time? Do to you? But when those knights were holding you prisoner? Stop. Huh? I don't know you anymore, so don't call me that. But when? Enough. Okay. I was a prisoner for a very long time. But it wasn't the knights. Well, who then? You ought to know. And why should I bother to help you? Figure out the obvious. You have to remember. For Lady Leaves. Our mom? Is she here? Is she still alive? Yes, they're here. Lady Leaves and Lord Warwick. Warwick? Oh, our dad? Then mom and dad are both okay? Where are they? But you know that too. Where they are, what they're doing. We do? Are you sure? Owen, are you one of the bad guys? Me? One of them? You must be joking. But you went around in a mask tricking us. Enough. Say no more. I just don't want to hear it. Siren! Wait! You can't go! We still have so many questions! You bring nothing to this world but pain and chaos! Leave now! Go back home and never wake from your sleep again! Your mother and father, I'll save them. Gosh, vomit! What the Hulk is her problem? She didn't tell us anything! No, but you heard what she said about Mom and Dad. They need to be saved. Huh? Oh, yeah. I guess she did. Okay, but what do they need saving from? I don't know. Hey! What's going on? Did you see that mirage? Where's Owen? That explains what happened. But then, what are you two going to do now? I'm not sure. I know this may sound a little selfish, but if you don't mind, maybe you could help us fight off the Cogna that have appeared across Grimmoor. We need more manpower, as much as we can get. Sure. Huh? Whether we were tricked or not, we're still the ones who brought them here. We have to fix this. As long as we have the power to do it. Yeah, you're right. Besides, helping the League out with operations means gathering mirages and getting stronger. If Seraphie and Tom are right, and we can trust what Enecro told us, then we ought to keep going. Let's collect mirages and find our family. Yeah. Great. Okay then, the airship. We'll let you borrow it. The skies are yours. Go on out there and help wherever you can. L'emblema di Yuna è stato sbloccato per quest'ora da ragazza senza nome. L'emblema di Terga. Sono stati sbloccati due emblemi.
Tag di Yuna e Tega. Vi ha fatto il 10 e 6 per fare i riferimenti. Ho preso un plumino, mi sono spaventato, pensavo fosse una zanzara. It's good that we're helping the League out, but remember, we need to round up more mirages. Tama, these Kopna things, can you tell us more about them? They look powerful. Like mirages, some of the Kopna are strong and some not so much. Then again, the tough ones are really the tough. In fact, some of the Kopna have such powerful defenses that regular attacks that won't even leave a scratch on them. Dude, what? How are we supposed to stop them then? Remember, we're not the only ones out there fighting. There's Cloud, Squall, Lightning. We're all gonna have to learn to help each other out. Right. Good point. Ah sì, volevo dire un'altra cosa. Devo dire che Awi non è stata... Chapter 21. Chaos in Grimoire. Okay, so where are we supposed to start? Well, if we can track down Cloud, Squall, and Lightning, they could probably use a little help with the Kopna. Right, but where are they? Oh, we need more intel! Oh, for that the kind of stuff, you should definitely consult with Seraphie. Hang on while I go in to get her! Yeah, hi. So I suppose you're gonna make me break out the old rumor radar for you. Rumor radar? Oh, that's my secret power, hon. It lets me instantly snap up every bit of gossip within my threshold. In a teensy world like this, that basically only amounts to everything. Whoa, now that's cool! Huh? Is it cool? Well, I'm no expert, but I'd say it is. Woohoo! I thought I'd never be one of those cool pixies. Well, you'd be the cooler if you picked up facts instead of rumors. Thanks for that reminder. Well, so do you mind trying it? Yeah, sure. I guess I'll start us out by narrowing down the search to those Kopna we're after. Sound good? Ok, sentiamo tutte queste dicerie che ha sentito Serafia. Dicerie Cornelia, di Nibelheim, di Figo, di Biliopoli, di Bedside. Partiamo con la prima. Here's the latest. Avete sentito? Una bizzarra macchina quadrupede si sta avvicinando a Cornelia. Il guerriero della luce e quella tipa tosta con i capelli rossi stavano escogitando un piano per tenere la larga. Ma che ne sarà della città se il piano fallisce? La notte non riesco a chiudere l'occhio per la tensione. Here's the latest. Beccatevi questa! C'è una strana macchina immonda che sta facendo attacca bruciata appena fuori Nibelheim. I soldier stavano cercando di togliere di mezzo, ma sembra che finora non siano riusciti a farla neanche un graffio. Nemmeno il tizio con quello spadone enorme e la ragazza con il cappello da cowboy sono riusciti a fermarla. There you have it. Claudio e Tiff, te ne dare input. Le dicerie di Figaro. Here's the latest. Non so da dove sono sputate fuori, ma c'è un branco di macchine infernali che scorrazza per il deserto. Uno dei nostri mercanti ci avrebbe lasciato la pelle se non fossero giunti in soccorso di Edgar e le guardie del suo castello. A Figaro ce la stiamo mettendo tutta, ma i nemici sono davvero tanti. Se almeno sapessimo cosa li controlla. There you have it. Parla con, vai con Bibliopoli. Here's the latest. Parla con qualche amico. Non ci credete mai, c'è stato un avvistamento di quel terrificante treno impazzito, infatti mi sembra di ricordarlo. La Romania mi è salta fuori, e dove sputterà la prossima volta? Ho una fin fatale che non mi zona a mettere il piede fuori dalla porta. Si decesse, si sta cervellando per cercare di capire le convulsioni, ma se non trovano il modo per fermarla più presto, ho paura che Bibliopoli sia spacciata. There you have it. L'ultima, Bedside. Here's the latest. Da dove arriva quella mostruosità meccanica volante? Sta continuamente attaccata e bombardata la popolazione. Caspita, spero che se ne vada presto e lasci Bedside in pace. Come facciamo a combatterla se non riusciamo nemmeno a raggiungerla? So, like, things are basically terrible everywhere? That's a problem.
We can't be in all of those places at once. Time! I command you to stop! Can we just build a time machine or something? Inside Ninewood Hills, you do realize that time is essentially stopped. Oh, wait! That girl behind the door in Ninewood Hills, couldn't she help us reach everyone? You're right! Inside her room, we can skip around to any point in time that we want! Perfetto, da Anna abbiamo trovato la macchina del tempo che cercavi. Banco 9 colli! Sì, ragazzi, sempre perché. Oh, procede la Lagnas, va bene. All you have to do is press the button shown on the world map. Finalmente posso toccare i cieli dalla mappa di una zona. Dalla mappa di una zona proprio quella che ho toccato la prima mappa di Grimoire. Poi selezionare la tua destinazione da elenco. Poi premere di nuovo quadrato per salire a bordo dell'aeronave che diventi. E divertiti a pilotarla. Coraggio, mettiti al timone e fa un giro di barra. Chissà, dalla sua potresti anche restare a 9 miraggi. Vediamo tu come il Final Fantasy 12, giustamente, verso alla fine del gioco, poi girare come vuoi con l'aeronave. Quindi letteralmente possiamo girare con l'aeronave. Adesso faccio vedere, aspettate. Aeronave. Adesso. Letteralmente qui possiamo girare con l'aeronave liberamente a schermo non libero ma schermo pieno di isole e anche da schiantarci. Che poi così. Yeah, it's like the start of a new adventure. I know, it's exciting. But don't forget that if we want to help everyone, we have to use that door in Ninewood Hills. Don't worry about it, sis. We know the clock's ticking. Va bene, volevo solamente far vedere come si fa. Allora possiamo avanzare, possiamo avviare, possiamo andare su e giù. Oddio che là è tipo, ragazzi, è veramente una delle cose più belle di questo gioco, l'aeronave. Ci possiamo andare a schiantare, andiamo a schiantare. No, non mi posso schiantare, non so se sono effetto sonoro di schiantarsi. No, peccato. Vabbè, torniamo indietro. Niente aeronave per oggi. Ok, assolutamente per farvi vedere come funziona l'aeronave. Abbiamo fatto solo pochi secondi, ma veramente una cosa bellissima. Cioè, io con questi mini giochini qua lo fai. Tipo, come un mini gioco io lo fai tutto il giorno, troppo bello. Va bene, allora, dopo questo piccolo tutorial tra parentesi di come si usa l'aeronave per girare il Grimoire, direi che possiamo finalmente iniziare a dare la caccia, non siamo su una strada, ma ok, ai Cognibot mega potenti. Direi di andare in ordine per come abbiamo visto le dicerie, quindi partiamo con la macchina a quattro zampe che io so già che cos'è. Si tratta di un mostro da Final Fantasy 13-2 che io non ho mai potuto incontrare ed affrontare perché lì non so come comandare. Vabbè, non parlo di altri Final Fantasy. Forse un giorno potrò la trilogia Final Fantasy 13, forse perché ora che finisco il 12. Ok, vediamo di salvare e vediamo di dare un'occhiata a tutte i Cognibot, pezzi grossi tra i Cognibot da far fuori. Ok, vediamo un attimo.